4 nuove realizzazioni sceniche e un totale di 25 appuntamenti. 8.544 presenze, il 52% delle quali provenienti dall'estero, e un incasso registrato dal botteghino di oltre 650.000 euro. Le visualizzazioni qualificate raccolte dagli appuntamenti in streaming sono state più di 17.800, mentre per la cerimonia conclusiva sono state circa 30.000 le persone raggiunte dai canali video. I numeri presentati per il bilancio della 42esima edizione raccontano la visibilità e il successo conquistati dal Rossini Opera Festival 2021. Partendo proprio dalla fine, il sovrintendente Ernesto Palacio ha sottolineato la soddisfazione per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al concerto finale della manifestazione, mentre il Presidente del ROF Daniele Vimini ha ricordato i dettagli sulle presenze registrate agli spettacoli. Orgogliosissimi di aver avuto per la prima volta al ROF un Presidente della Repubblica che a quanto pare è stato anche molto soddisfatto del nostro concerto, viste le parole che poi ha rivolto al direttore Michele Spotti dicendogli che era stato il concerto più bello della sua vita. Essere riusciti a superare, diciamo, del 50% gli obiettivi di anni importanti, di anni con tantissimo pubblico, con meno del 50% dei posti a sedere a disposizione, è stato un piccolo miracolo dato dall'organizzazione, dato dal fatto che purtroppo non l'Asia e gli Stati Uniti per motivi contingenti, però tutto il resto del pubblico straniero soprattutto è tornato al festival, e quindi questo anche in termini di ricaduta per la città, ma anche in termini di funzione internazionale di questo festival, diciamo, è un punto riconquistato in tempi veramente complessi. Gli occhi sono ora puntati sull'organizzazione della prossima edizione, per la quale sono in serbo diverse novità a partire dalle location, con l'utilizzo di tre diversi teatri: la Vitri Frigo Arena, il Teatro Rossini e l'Auditorium Scavolini. Per il livello di qualità del lavoro e di necessità degli spazi, un festival come il nostro deve lavorare su tre sedi per lavorare bene o molto bene, e su questo abbiamo lanciato anche la prospettiva dal 2023, quando contiamo di recuperare oltre al Pala Scavolini anche l'Auditorium Pedrotti con più posti, quindi anche con la riapertura della galleria, quindi raggiungendo sostanzialmente una capienza molto simile a quella del Teatro Rossini, e quindi di poterci permettere nelle tre date, che poi come noto si avvicendano, di tenere un festival a questo punto tutto nel centro della città, quindi insomma percorribile a piedi, e tra Teatro Rossini, Pala Scavolini e Auditorio Pedrotti. E anche l'obiettivo che siamo dati in chiave 2023, proprio per questo ritorno in centro con teatri lievemente più piccoli rispetto alla capienza, ad esempio, della Vitri Frigo, di fare uno sforzo economico, organizzativo importante, ovvero di riuscire ad aggiungere una replica, il che vuol dire sostanzialmente allungare il festival di tre giorni. Per l'edizione 2022 confermate anche due nuove produzioni liriche. Abbiamo ufficializzato il fatto dei titoli, che sono Le Comtorie, nuova produzione, Otello, nuova produzione, e ripresa di La Gazzetta, con i direttori e i registi. Per ora ci siamo fermati a loro. Faremo anche un concerto che festeggerà i 40 anni di ROF di Pierluigi Pizzi.